cerimonia. Cosa ha pensato, ingegnere? Ho pensato alle straordinarie capacità ingegneristiche e costruttive italiane e devo dire che veramente era una bellezza quella cerimonia, anche nella sua pacatezza, nella sua completezza. Poi abbiamo avuto anche il colpo di fortuna dell'arcobaleno che comunque ha dato anche un segno di speranza celeste, diciamo. Comunque mi è piaciuto tantissimo il discorso di Renzo Piano che mi ha proprio commosso. Ma a suo avviso, ingegnere, esiste un modello Genova? Cioè il modello del ponte è replicabile in altri tanti casi italiani? Perché qualcuno ha detto, attenzione, lì si è fatto quasi tutto in deroga, c'era il commissario che poi è il sindaco della città, che avendo i pieni poteri è riuscito sostanzialmente a governare la situazione. È a suo avviso un modello replicabile? No, io non penso che sia replicabile. Lì era veramente una situazione, anche da un punto di vista umano, per le 43 vittime e direi cittadino per il fatto che la città era stata spezzata in due e quindi non si poteva non fare quello che si è fatto, si doveva fare quello che si è fatto. Che questo modello possa essere adottato per altre situazioni in Italia. Lo troverei anche sbagliato, perché bisognerebbe che le cose avvenissero Certo. con la normalità, non con l'eccezionalità. Noi siamo sempre straordinari come italiani quando dobbiamo compiere delle imprese eccezionali, ma sarebbe meglio che ci destreggiassimo meglio nelle imprese normali, cioè nella normale manutenzione delle strade, dei ponti, dei viadotti, di quelle cose di cui non bisogna accorgersi quando crolla un ponte, ma bisogna occuparsi professionalmente da parte delle autorità preposte e dalle società preposte. Allora.